Voglio che sia molto chiaro questo aspetto. Il podcast è realmente un feed RSS, che non è altro che un file di testo che al suo interno presenta una serie di indicazioni per andare a reperire il podcast. Se voi trovate un file audio all'interno di una pagina web, dovete chiedervi, anche se c'è scritto che è un podcast, dovete chiedervi se è collegato a un feed RSS. Se non è collegato a un feed RSS, non è un podcast. Perché il podcast presuppone che noi non effettuiamo ricerche web, ma ci abboniamo e automaticamente scarichiamo gli episodi che possiamo ascoltare in diverse circostanze. Questo è il quadro generale del podcasting che abbiamo esaminato la volta precedente, un quadro che ci consente di erogare dei podcast attraverso due vie principali. Una via è quella di avere in casa gli strumenti, software e di allocazione degli episodi, per esempio all'interno di un server oppure in uno spazio FTP esterno che noi compriamo e che ci gestiamo in modo autonomo. In questo caso avremo a disposizione un software per creare i podcast che risiede sul nostro computer, poi scaricheremo gli episodi nel nostro spazio FTP e poi attraverso un'altra applicazione o la stessa, se la gestisce, erogheremo il nostro podcast. Di questa parte ci occuperemo in un altro webinar quando parleremo dei podcast istituzionali per istituzioni, appunto, e aziende che devono essere organizzati in un certo modo. La seconda via è quella di affidarsi a un servizio cloud che ci offre l'opportunità sia di registrare che di pubblicare i podcast. Ce ne sono due dei principali. Uno è Spreaker, l'abbiamo visto un attimino la volta scorsa, un altro è SoundCloud, anche questo è interessante, oggi daremo ancora un'occhiata, e con strumenti di questo genere noi possiamo creare il podcast ovunque, anche in mobilità. Questo, diciamo, è il quadro generale. È importante ricordare questo, perché questi nomi, il nome appunto di podcast, viene utilizzato spesso impropriamente. Un file audio è un podcast. No, un podcast è governato da un feed RSS. Podcast significa Personal Option Digital Casting, cioè una scelta personale di opzioni tipo una playlist, solo che questa playlist è organizzata non attraverso episodi che parlano una volta di una cosa, una volta di un'altra, ma attraverso un canale tematico. Questo fornisce la garanzia poi agli abbonati di poter ascoltare sempre dei contenuti pertinenti. Questo è un tipico file di testo, potrebbe anche essere scritto con Word tranquillamente e poi però essere registrato in modalità testo. È un file in XML che riporta una serie di idee, di indicazioni affinché il reader, cioè il lettore di questo file, possa fare il parsing del file. Il parsing equivale alla interpretazione di questo script che appunto è scritto in linguaggio XML. Per esempio, pubdate indica la data di pubblicazione. Quindi, quando noi in iTunes o in qualsiasi aggregator leggiamo che un determinato podcast è stato creato il 14 febbraio 1900, 1917, la data sarà scritta all'interno di questo tag. Ecco, per esempio, iTunes Name significa che il nome del podcast che compare tra i tag di iTunes, quindi che viene visualizzato all'interno di iTunes,
è questo. Come potete notare, ci sono dei tag che si riferiscono a iTunes e dei tag invece che sono generali. Perché questo? Perché essendo iTunes il più grande collettore di podcast, ha al suo interno una serie di tag che è meglio rispettare per avere una visualizzazione migliore all'interno di iTunes stesso. Quindi, quando noi compileremo i campi per l'identificazione del podcast e quindi per la scrittura di questo feed RSS, se il servizio ce lo consente, ci ricorderemo di compilare anche tutti i tag richiesti per iTunes, in modo che possiamo avere un'ottima registrazione del nostro podcast all'interno di iTunes e quindi anche una buona ricerca e un buon possibile posizionamento se saremo fortunati o bravi e i nostri ascolti tenderanno a schizzare. Bene, volevo farvelo vedere perché ne abbiamo parlato parecchio. Beh, questo è l'organizzazione di un feed. Vedete, inizia qui con il termine channel, finisce con il termine channel e poi da questo momento in poi iniziano i tag dei singoli episodi. Quindi episodio 1, per esempio, che parla di X, episodio 2 che parla di Y, ognuno è racchiuso tra due tag, episodio ed episodio. Noterete che, per esempio, ci sono anche i tag che si riferiscono a oggetti che possono essere esterni. Questo si trova da qualche parte in internet, è il logo del podcast. Allo stesso modo, anche gli episodi del podcast possono trovarsi in un posto differente da quello nel quale è collocato il feed RSS. Vedete, può sembrare complicato da spiegare, in realtà è molto semplice. Noi possiamo inserire il feed, cioè questo file, che identifica il podcast in uno spazio, recuperare la URL di questo feed, lo scriviamo in iTunes, lo registriamo in tutta un'altra serie di servizi, l'utente si abbonerà. Ma i singoli file di diversi episodi, che possono essere audio, video, dei PDF e così via, possono essere sparsi ovunque, perché io posso creare un podcast, per esempio, che raggruppa elementi differenti, magari anche non miei, perché ovviamente ne abbia l'autorizzazione, e quindi posso anche utilizzare il podcasting come collettore di risorse e contributi che provengono da più parti e che sono sparsi e allocati diversamente. Questo ovviamente determinerà anche il fatto che se qualcuno poi toglie la risorsa che è stata collocata, non lo so, su Aruba, per dire, mentre il mio feed è all'interno di un servizio che si chiama, non lo so, A2, il feed resterà tale perché lui non può sapere che la risorsa è stata tolta e punterà sempre a quell'indirizzo, ma quell'indirizzo non ci sarà. Quindi noi dovremo modificare questo feed. Allora, se avete ben compreso questo aspetto, siamo di fronte a un'alternativa ancora diversa rispetto a quella che vi ho presentato prima, e cioè se io utilizzo un servizio di quelli appunto come Spreaker, SoundCloud, eccetera, avrò tutto all'interno di quel servizio. Se cancello un episodio, anche il feed cancellerà la riga o le righe che punteranno a quell'episodio. Se io invece voglio creare un podcast che abbia appunto contributi che provengono da più parti, per cui per esempio sono all'interno di un'organizzazione come quella scolastica e i colleghi che registrano i vari episodi non si devono preoccupare di mandarmi proprio l'episodio fisico in modo che io lo carichi, ma hanno i loro sistemi, i loro riferimenti, mi mandano solo l'URL, il riferimento dell'episodio,
Allora io ho bisogno di un software che non è quello che mi consente di creare un servizio cloud o online, tutto compreso. Ho bisogno di un'applicazione che mi consente invece di mettere mano al feed, di farlo ovviamente in modo semplice, senza perdermi nei meandri di script, però ho bisogno di una gestione differente. Di questo aspetto non ci occupiamo questa sera. GarageBand è un'applicazione, stiamo parlando adesso del podcasting come strumento mobile, strumento che ci consente di realizzare degli episodi ovunque noi ci troviamo, quindi con i nostri dispositivi mobili e un microfono che viene collegato al nostro dispositivo. Una delle applicazioni più interessanti, naturalmente per dispositivi iOS, è in questo caso GarageBand. GarageBand ci consente di registrare l'episodio attraverso i pulsanti di registrazione, naturalmente, di agganciare una colonna sonora a questo episodio e naturalmente anche di tagliarlo, modificarlo e poi spedirlo all'applicazione, che in questo caso sarà ovviamente Spreaker o SoundCloud, o quella che comunque noi utilizzeremo come servizio esterno. La differenza tra l'uso di un'applicazione che ci consente di registrare l'audio e l'impiego di un servizio tutto compreso normalmente sta nel fatto che l'applicazione locale come Audacity, GarageBand o altre che possiamo utilizzare ci consente di fare un montaggio, quindi di tagliare le parti che per esempio ci sembrano inopportune, che non sono venute bene. Mentre i servizi che normalmente noi possiamo utilizzare, cloud, ci consentono di effettuare la registrazione e poi di erogarla senza operazioni di montaggio. Dunque abbiamo una scelta da fare. Quando noi vogliamo registrare rapidamente, quindi non vogliamo lavorare alla trasmissione che stiamo realizzando, ma la vogliamo pubblicare rapidamente e vogliamo anche che sia pulita come trasmissione, quindi che non richiede un montaggio, che cosa dobbiamo fare? Beh, anche qui dobbiamo operare una scelta, e cioè se abbiamo una connessione internet possiamo usufruire dei servizi cloud. Se questi servizi hanno un'applicazione che funziona in locale, non abbiamo problemi di avere la connessione internet, registriamo la nostra trasmissione e poi la pubblicheremo. Altrimenti possiamo impiegare applicazioni come questa e in un secondo momento, quando avremo la nostra connessione, trasferiremo il file al servizio per la sua pubblicazione. Quando registriamo un'applicazione, una trasmissione, che sia in mobilità o che sia all'interno della scuola, perché abbiamo un calendario per la registrazione di una serie di episodi e vogliamo che la pubblicazione sia rapida, dobbiamo preparare uno schema per la trasmissione. Eccolo qua. Ve l'ho inserito all'interno dei documenti. È uno dei diversi schemi che nel corso del tempo abbiamo elaborato per creare una trasmissione. Naturalmente ha un valore anche educativo, vale in ogni caso. Potrebbe valere anche nel caso in cui abbia tutto il tempo di montare e tagliare la mia trasmissione. Perché? Perché voglio che abbia una certa impostazione e che venga utilizzato questa attività per uno scopo educativo, cioè
di imparare anche a comportarsi all'interno di una trasmissione. Questa si chiama collegamenti talk, è uno dei modelli più diffusi fra quelli che abbiamo creato. E si rivolge a un team che ha bisogno di esporre un tema al quale si collegano opinioni di esperti. Vedete, qui abbiamo saluti e presentazioni del tema, benvenuti, oggi parliamo di illustrazione del tema. Poi prima parte, esposizione dei fatti dell'argomento, il tema, la spiegazione, alcuni note. Poi abbiamo una seconda parte che può comprendere tre interventi. Uno di questi interventi, per esempio, può essere quello di una classica telefonata da casa. La telefonata da casa viene simulata attraverso lo smartphone di uno studente che fa partire la suoneria e quindi si fa finta, ovviamente, il microfono registra la suoneria e poi si inventa questo dialogo. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo dal Brescia, cosa sto facendo? Facendo come mai? Chiede, allora guardi, le risponde l'esperto. Perché una scheda di questo genere? Una scheda di questo genere che, vedete, non ha molto spazio per scrivere, consente di creare, di inserire all'interno alcuni appunti sintetici. Poi i ragazzi, dando un'occhiata alla scheda, sanno che cosa devono dire. Ma soprattutto questa scheda consente loro di preparare la trasmissione e quindi di darsi delle responsabilità. Tenete conto che questo tipo di trasmissione non viene svolto da un team maggiore di 4, in via eccezionale 5 persone, nel caso in cui ci siano magari più telefonate da casa e quindi più simulazioni. E normalmente c'è un soggetto che è uno studente appunto che svolge il compito di radiofonista e quindi di presentatore, quello che cerca di tenere insieme la trasmissione e ha come compito quello anche di sostenere la trasmissione, per cui questo ruolo deve essere scelto fra gli studenti che hanno una maggiore predisposizione a gestire il gruppo. Può capitare anche qualche bulletto che in questo caso viene riciclato in un senso positivo, occupando un ruolo buono, tra virgolette, all'interno della classe. Dato che il suo scopo è quello di avere una certa audience, benissimo, noi l'audience gliela diamo per uno scopo appunto positivo. Abbiamo avuto tanti casi in cui appunto questi ragazzi esuberanti, disattenti, un po' bulli, grazie al podcasting hanno fatto delle cose grandiose con i loro compagni. Comunque non divaghiamo su questi aspetti, torniamo all'organizzazione appunto di una trasmissione che non richiede montaggio, che non richiede troppe attività, oltre a quella di organizzarla rapidamente e pubblicarla. Questo tipo di trasmissione deve essere sostenuto da schede come queste. Faremo a marzo, penso più in là, insomma, un webinar dedicato proprio ai format. E allora vedremo anche che cos'è un format, cos'è il clock. Per esempio, come si organizza proprio in questo modo la trasmissione e potremo analizzare diverse schede di questo genere. Dovete controllare nelle applicazioni che usate per registrare la vostra trasmissione due cose importanti, se ci sono. La prima, se esiste un controllo del rumore che in GarageBand si evidenzia qui, il noise gate, e parte la finestra da questa iconcina.
è l'icona del collegamento del microfono a GarageBand. Il noise gate consente di eliminare un po' di rumori di fondo. La cosa è utile quando si lavora in una classe o in un ambiente rumoroso. Un altro modo per tenere sotto controllo il rumore di fondo è di dotarsi di un microfono che sia unidirezionale. Però il microfono unidirezionale deve essere tenuto molto vicino alla bocca. Quindi, vedete, sono tutte scelte che bisogna fare e che richiedono poi una certa esperienza. E tra l'altro, se poi ci sono delle domande, naturalmente risponderò volentieri. Però un microfono unidirezionale che è vicino, si tiene vicino alla bocca, non consente di costruire una trasmissione con 4 o 5 persone molto easy, un microfono in mezzo, si parla e così via. Quindi è più adatto, per esempio, quando facciamo delle interviste. Tipico è l'intervento di una persona esterna all'interno della nostra istituzione, tiene le sue lezioni, svolge la sua conferenza e poi la redazione dei nostri podcaster parte e col suo microfono, mentre magari c'è un po' di confusione nell'aula magna, in aula, così i ragazzi sono attorno anche, così noi possiamo realizzare una buona intervista sempre tenendo il microfono attaccato alla bocca del nostro intervistato. Ci sono tante cose da dire su questo tema, veramente sono stati scritti dei libri importanti su come si realizza un'intervista. Io vi dico solo una cosa, tenete conto che quando il nostro intervistato si trova il microfono davanti alla bocca, è solito girare la testa dall'altra parte tenendo il microfono qui. Siccome il microfono è unidirezionale, non sentiamo più niente, perché prende solo quello che è frontale rispetto al suo asse. Quindi bisogna che i ragazzini seguano i movimenti dell'intervistato. Oppure scegliamo invece un microfono, si chiama cardioide, cioè che ha un'area di registrazione che è simile al simbolo del cuore, quindi ha questa forma cardioide e quindi prende molto bene con 4 o 5 persone disposte intorno al microfono. Esiste un'altra tipologia di microfoni che può essere interessante e che va sotto il nome di microfoni da palco. Sono microfoni che prendono veramente tutta un'area. Oggi sono molto utilizzati anche per le web conference, nelle riunioni aziendali, quindi sono dei microfoni che stanno al centro di un tavolo e prendono veramente tutto. Naturalmente questi microfoni registrano anche i rumori e dunque bisogna che l'ambiente sia silenzioso. Ma su questo punto vi devo confortare, perché il podcasting, e chi ha avuto esperienza in questo campo lo potrà confermare, il podcasting impone il suo silenzio alla classe. Quando noi diciamo 3, 2, 1, silenzio, siamo in registrazione, automaticamente i ragazzi stanno zitti e ascoltano la trasmissione a luogo in silenzio. Quindi nella sostanza dobbiamo decidere un po' che tipo di strumenti abbiamo bisogno a secondo del tipo di trasmissione che vogliamo fare. Dividiamolo in due grossi filoni: quello delle interviste, per cui basta alla fine un microfono anche unidirezionale, così, perché ci sono due persone che agiscono in questo campo, oppure la trasmissione con 4-5 persone e il microfono che si pone in mezzo. Non parliamo della invece trasmissione istituzionale, che richiede l'allestimento di una saletta all'interno dell'istituto con un mixer, tutti i microfoni, la gestione eccetera. Lo faremo, come vi ho detto, appunto in un prossimo webinar. Un'altra cosa importante delle applicazioni di registrazione è la possibilità di inserire dei brani musicali di sottofondo all'interno della registrazione stessa. In GarageBand noi
li troviamo da qua, da questa icona, li possiamo importare, li abbiamo caricati magari sul sistema cloud di iOS e poi da lì noi li importiamo. Con altre applicazioni li possiamo caricare tramite Google Drive, Dropbox. Dobbiamo sempre pensare che se ci troviamo fuori in uscita e non abbiamo una connessione, bisogna che questi file siano in locale, se no dobbiamo poi aspettare, fare un montaggio, perché non abbiamo il sottofondo musicale. A questo proposito poi vi darò anche delle indicazioni su come reperire del materiale musicale che possiamo liberamente utilizzare. Adesso io passerei a mostrarvi una prova concreta, prima di tutto collegandoci con SoundCloud. È un servizio interessante, oltre a Spreaker, dicevo, perché una volta che voi vi iscrivete a SoundCloud avete due opportunità. La prima è di ascoltare i brani musicali che tanti compositori, tanti musicisti, più o meno bravi e affermati, pubblicano all'interno di SoundCloud. La stessa cosa potete fare voi, perché SoundCloud è uno dei servizi di riferimento dei musicisti. Per cui, se vi dilettate a suonare la chitarra o il contrabbasso, potete registrare i vostri pezzi e pubblicarli in SoundCloud. La pubblicazione avviene attraverso tutta una serie di licenze, Creative Commons, potete distribuire gratuitamente il vostro prodotto, ne potete scaricare altri, li potete usare liberamente, eccetera, eccetera, come normalmente avviene in questi casi. Però attenzione, perché? Perché SoundCloud offre anche la possibilità di avere a disposizione la URL del feed RSS, che è quello che ci interessa, perché nel momento in cui noi abbiamo il feed RSS abbiamo un podcast. A che cosa è collegato il feed RSS? Il feed RSS è collegato al nostro ID, lo vedete? Qui c'è Alberto Piani, il mio ID all'interno di SoundCloud. Nei setting, quindi nei setting personali del mio ID, ho qui, nei setting, ho, eccolo, il feed RSS. Questo è quello, è la URL che io devo utilizzare per iscrivere il podcast in iTunes o in qualsiasi altro servizio lo voglia poi rendere reperibile, oppure comunicare direttamente ai fruitori, perché con il loro aggregatore di preferenza poi si possono abbonare e quindi possono ascoltare che cosa? Ascolteranno tutti gli episodi, tutti i documenti che io inserisco all'interno di SoundCloud. Tutti tranne quelli che io deciderò che non devono essere inseriti, cioè non devono essere compresi all'interno del feed. Quindi se voglio che l'episodio non sia inserito all'interno del feed, io lo segnalerò all'interno dell'episodio stesso. Però il feed si riferisce appunto al mio ID. Lo vediamo un momento. Ecco, qui siamo in internet, vedete? Questo è SoundCloud, qui noi possiamo ascoltare quello che desideriamo. More, possiamo fare il download, eseguire il download di questo brano, perché magari ci è particolarmente piaciuto. Naturalmente andiamo a vedere questo brano a chi appartiene, vediamo la licenza, se ci consente di poterlo utilizzare. In ogni caso è buona norma scrivere due righe
all'autore di questo brano per dire: guarda, la tua composizione verrà utilizzata dal podcast dei miei ragazzi, che sarà a questo indirizzo, eccetera. Loro rispondono sempre, e anzi, sono molto contenti e onorati che utilizzate la loro musica, nella stragrande maggioranza dei casi. Comunque, noi abbiamo detto, abbiamo fatto il nostro login, e poi qui, nei setting, vedete, recuperiamo setting, sezione content, recuperiamo il nostro feed, che è la cosa che ci interessa. Vediamo come avviene la stessa cosa invece con Spreaker. Torniamo all'inizio, Spreaker, eccolo qua. Siamo all'interno di Spreaker. Volevo andare alla pagina principale di Spreaker, eccola qua, che mostra una serie di podcast. Mentre SoundCloud ha acquisito il servizio di podcast successivamente, perché era appunto il punto di riferimento di musicisti e compositori, Spreaker invece è nato come servizio di pubblicazione di podcast. Possiamo recuperare il feed RSS di ciascuno show, eccolo qua. Abbiamo creato diversi show che corrispondono ai channel, questo ve l'ho spiegato l'altra volta, e per ognuno possiamo scegliere, prelevare il feed RSS, così copia il link e poi lo utilizziamo come vi ho spiegato vengono utilizzati i feed RSS. Da un punto di vista, dunque, con Spreaker possiamo creare numerosi channel, questo ve l'avevo spiegato l'altra volta, possiamo utilizzare numerosi channel e registrare indipendentemente ogni channel, che loro chiamano show, come un podcast particolare. Perfetto. Adesso però noi abbiamo intenzione di creare un episodio con Spreaker. Lo possiamo fare in moltissimi modi. Per esempio, possiamo importare un RSS qui. Diciamo che abbiamo creato un podcast con un altro servizio, recuperiamo l'RSS, lo importiamo in Spreaker, lui recupera tutto il podcast e dopo il momento lì lo gestiamo con Spreaker. Oppure carichiamo direttamente i nostri file che abbiamo pronti, ecco per esempio la registrazione con GarageBand o da Siri, eccetera. Oppure scarichiamo l'app per il desktop, cioè adesso io sono al mio computer, quindi utilizzerò l'applicazione Spreaker che si chiama REC e che è questa, e che è la trasmissione del mio computer. E con questa applicazione posso fare le seguenti cose. Ho a disposizione due tracce più la registrazione. Notate che la prima traccia appare qui sulla sinistra, nella seconda traccia non c'è nulla, è vuota, e il pulsante di inizio registrazione è una terza possibilità che mi permette di registrare la voce. Dunque, posso agire su due tracce audio, per esempio, e poi sovrapporre a queste tracce audio la mia voce. Adesso io voglio fare questo esperimento con voi. Se riuscite, aprite il vostro browser e vi connettete a Twitter. E in particolare fate questa cosa. Cercate il mio Twitter. Anzi, vi metto bene. Tenete d'occhio la pagina di Twitter, perché
vi comparirà una cosa molto molto interessante che non vi voglio anticipare. Allora, sentite, adesso siamo all'interno dell'iPad, quindi speaker per iPad che si chiama REC, che vedete, questo è quello del computer e poi sono uguali, identici, e questo è quello dell'iPad. Il grande vantaggio di utilizzare, uno dei grandi vantaggi di utilizzare Spreaker è che ha la diretta, quindi io adesso farò proprio una trasmissione in diretta. Voi tramite Twitter vedrete comparire l'annuncio e quindi potrete ascoltare la trasmissione in diretta tramite Twitter. Dunque, riepiloghiamo, abbiamo una traccia sulla sinistra e una traccia sulla destra. Entrambe le tracce hanno, già non devo usare il mouse chiaramente perché sono con l'iPad, entrambe le tracce hanno, vedete, sono musicali, le collochiamo all'inizio, abbassiamo un po' il volume, qui così, perfetto. Poi possiamo agire con questo cursore per spostare tutta l'attenzione sulla traccia di destra o di sinistra. Adesso lo tengo in mezzo. Tocca e parla vuol dire che io qui posso, quando tocco, posso iniziare a parlare e quindi l'iPad registra la trasmissione. Adesso devo agire e quindi è tutto pronto. Le due tracce sono pronte, ho regolato i volumi, regolo qui la parte dove c'è scritto auto, porto l'intensità al sì, 85%, così la voce sovrasta abbastanza l'audio, la musica pur mantenendola all'interno, e attivo l'auto-ducking, che sarebbe il fatto che quando io inizio a parlare lui abbassa automaticamente il volume di sottofondo della musica. Adesso devo fare solo così, avviare il tasto REC. Guardate cosa succede quando avvio il tasto REC, che mi offre due possibilità. Mi chiede, voglio la diretta oppure una trasmissione offline? Allora, in questo caso, gli dirò diretta. Diamogli un titolo. Trasmissione in diretta dal webinar. Lo collochiamo nello show. Ne possiamo scegliere diversi tra quelli che abbiamo creato con Spreaker, va bene, questo, Didanex, vedete, diamo la comunicazione su Twitter, non do la comunicazione su Facebook semplicemente perché non sono iscritto a Facebook. Possiamo inserire altre informazioni, una descrizione, e qui inseriamo prova in diretta dal webinar. Bene, siamo pronti? Adesso io dico trasmetti live. Buonasera a tutti, ben arrivati su Twitter o su Spreaker, dove siete, per ascoltare questa trasmissione. Questa trasmissione avviene in diretta. Vedete, io adesso passo, per esempio, all'altro brano. Quindi farò così. Ed ecco che stiamo ascoltando Find Me in the Rain dei Vertical Lines di sottofondo, che tra l'altro sono dei cari amici. Alzo il volume, posso parlare con voi perché ovviamente non ho toccato col dito e quindi la registrazione non avviene. Bene, direi che possiamo chiudere questo esperimento. Abbassiamo il volume della musica. Pronto? Pronto, pronto? Ciao a tutti, dal webinar abbiamo registrato
una breve prova in diretta attraverso Spreaker. Lasciamo andare un po' la musica e poi interrompiamo la trasmissione. Ottimo lavoro, se vuoi condividiamo, ma non voglio condividere adesso, voglio chiudere e voglio vedere che cosa è successo in Spreaker. Allora, può darsi che questo esperimento non abbia consentito di ascoltare i brani musicali, perché? Perché la situazione qua è molto complessa, perché c'è un webinar che prende l'audio in un certo modo, l'iPad che lo manda in un altro, Spreaker che lo riceve, quindi nella sostanza non so esattamente che cosa abbiate potuto ascoltare in questa trasmissione. Però certamente qualche cosa sarà successo. Allora andiamo a vedere, prima di tutto, no, restiamo nell'iPad, andiamo a vedere lo stato delle trasmissioni. Notate che la trasmissione in diretta dal webinar è questa, vedete, io le posso cancellare, per esempio questa la cancello di sicuro, non mi interessa, quindi farò così, tac, e la cancello. Questa trasmissione, l'ultima che abbiamo mandato, possiamo ovviamente anche modificarla, nel senso che possiamo aggiungere un'immagine, scrivere una spiegazione migliore e così via. E adesso andiamo a verificare che cosa è successo nel nostro Spreaker in iTunes. Intanto facciamo un refresh su Twitter e vediamo che in diretta, eccolo qua, in diretta abbiamo proprio la trasmissione, vedete? Trasmissione in diretta dal webinar, perfetto. E vediamo che cosa succede tramite Spreaker, che sarà qua, credo, sì, benissimo, vediamo tutti gli show, l'abbiamo registrato in Didanext, ed eccola qua, la nostra trasmissione in diretta dal webinar, quindi la possiamo anche manipolare con il nostro browser dal computer, non più dal tablet. Ecco. Possiamo aggiungere un'immagine, indicare, cambiare la data, indicare quello che vogliamo e così via. È molto interessante questo aspetto della diretta del podcasting, perché? Perché per tanti anni il podcasting per definizione non ha avuto la diretta. La diretta è sempre stata una prerogativa della radio. Di che diretta si tratta? Ovviamente non è una diretta che viene trasmessa dall'etere, però e viene trasmessa dal web. Per questo è più solida, perché è vero che noi possiamo anche perdere la connessione internet, perché ci muoviamo, quindi potremmo anche perderla, ma oggi avviene sempre più raramente, mentre continuiamo a perdere le trasmissioni radiofoniche. Questo sì, perché quando siamo in auto, magari in un viaggio un po' lunghetto, dobbiamo poi risintonizzare la stazione. Se invece abbiamo il nostro cellulare 3G o qualche accrocchio che viaggia con noi, con le saponettine che ci danno sempre la connessione, beh, oggi è difficile in Italia perderla completamente, bisogna essere proprio in qualche posto particolare, avviene certo, ma insomma avviene in determinate località. Quindi rispetto alla radio abbiamo il vantaggio che questa diretta può essere veramente fruibile. Non abbiamo una frequenza fissa, ovviamente, ed essendo podcast non abbiamo trasmissioni continue, cioè non siamo una radio, non trasmettiamo dalle 8 della mattina alle 8 della mattina del giorno dopo, chiaramente, ma degli episodi ogni tanto. Però noi possiamo dire, siccome abbiamo la diretta, allora tutti i mercoledì dalle 11 a mezzogiorno, ecco che c'è Radio Scienze.
e i ragazzi spiegano alla cittadinanza, alla popolazione, alle famiglie, ai compagni, così gli esperimenti più interessanti, per esempio, in quell'ambito, e ne parlano. Allora, sapendolo, noi ci connettiamo al canale senza bisogno di ricevere la mail che Spreaker manda e senza bisogno di ricevere la comunicazione tramite Twitter, lo sappiamo e in diretta ascoltiamo. Questo, guardate, è una cosa straordinaria dal punto di vista educativo, perché ci consente di, per esempio, sostenere tutti i ragazzi ospedalizzati, ci consente, è veramente un grande strumento di inclusione, ci consente di svolgere, per esempio, del recupero con ragazzi che in quel momento lì magari non possono essere a scuola, oppure di altre classi che si possono riunire da qualche parte, mentre dei compagni di un'altra sezione mandano questa trasmissione, loro la possono ascoltare, magari svolgere gli esercizi, parlare perché non l'abbiamo visto nell'esperimento, ma c'è una chat associata alla diretta, quindi possiamo anche interloquire con le persone che ci ascoltano. Si apre veramente un mondo di possibilità incredibile grazie a questo fatto, perché prima il podcast era solo ed esclusivamente in differita. Oggi pensate veramente a quello che possiamo fare con la diretta. Naturalmente questi servizi, ve l'ho già spiegato, utilizzano banda internet, eccetera, quindi sono a pagamento. Però vi faccio vedere qual è il mio. Il mio personale è di 49 euro all'anno ed è più che sufficiente per fare quello che devo fare. La scuola potrebbe acquistare, per esempio, una maggiore disponibilità. Se tutti o molti all'interno della scuola utilizzano il podcasting, insomma, vedete che non sono spese così particolari. C'è una cosa che offre, ed è molto interessante, Spreaker, ed è l'abbonamento annuale a Epidemic. Che cos'è Epidemic? Epidemic è un collettore di musiche che si pagano, si acquistano, ma attraverso un abbonamento di una settantina di dollari, qualcosa del genere, annuale, si ha l'accesso a tutto il catalogo di Epidemic e si possono utilizzare tutti i brani musicali all'interno di Epidemic, sono migliaia, che possono sostenere le nostre trasmissioni e non c'è bisogno neanche di svolgere operazioni strane nei confronti della SIAE, eccetera, per pagare i diritti e così via. No, si paga questo piccolo abbonamento e si ha a disposizione un mondo. Dunque, in questo caso, non tanto nelle trasmissioni spontanee, in cui noi possiamo recuperare dei brani musicali facilmente attraverso anche SoundCloud o altri servizi, e poi tendenzialmente usiamo sempre gli stessi come sigla, ma se pensiamo a un'organizzazione un po' più complessa, allora anche questo è un servizio che può essere molto utile. Ritorniamo all'applicazione invece principale, cioè quella del desktop, del computer. Anche dall'applicazione del computer posso accedere poi agli episodi che sono stati pubblicati e modificarli. Quindi c'è un continuo collegamento tra tutte le applicazioni, comprese quelle per i dispositivi mobili. Cos'altro posso dire ancora di questo? Che Spreaker offre anche la possibilità di creare un'applicazione per iOS e Android, che si connette direttamente al podcast e quindi addirittura, questo vale appunto per una istituzione, ne parleremo, come vi ho già detto, in un webinar dedicato al podcasting per le istituzioni, e dunque a quel punto lì noi possiamo avere anche il podcast di riferimento della nostra istituzione. Sì, SoundCloud consente anche di registrare gli episodi audio, ha un sistema di registrazione interno, chiaramente non ha tutta questa organizzazione di Spreaker, ma io direi che uno o l'altro rappresentano due ottimi sistemi per la registrazione e la pubblicazione di podcast. Nascondo i risultati,
do un'occhiata alle vostre domande che naturalmente potete anche scrivere. Ah, si è ascoltato tutto, quindi anche la musica di sottofondo. Bene, bene, sì, perché questi collegamenti sono sempre da capire come funzionano. Allora, i siti per scaricare musica royalty free che consiglio sono prima di tutto SoundCloud. SoundCloud è il più vasto contenitore di musica di questo genere e come vi dicevo prima, voi vedete, fate una ricerca all'interno di SoundCloud, vedete il tipo di licenza, è quasi tutto gratuito naturalmente ed è quasi tutto disponibile. Addirittura anche molti consentono anche di modificarli, cioè vi danno magari una base musicale, una base interessante, e se avete in classe degli studenti che suonano, possono utilizzare quella base per. Io però insisto sempre su un fatto, cioè al di là della citazione che deve essere fatta, eccetera, però scrivete agli autori, perché l'autore, in questo caso, un servizio come SoundCloud o altri servizi. Li vedremo in altri webinar che riguardano la grafica, eccetera, e le persone pubblicano per farsi conoscere. Dunque, è importante che voi scriviate e che loro magari possano inserire nel loro curriculum o tra i vari, come si chiama, cioè le varie referenze, così, anche il fatto che magari la loro musica è stata adottata da un'istituzione scolastica che ha creato 50 episodi in podcast che sono stati ascoltati da decine di persone. Capite? Questo è molto importante. Allora, potreste fare un webinar con Spreaker? Beh, no, webinar no. Webinar no, perché non possiamo condividere lo schermo, non c'è la gestione dei partecipanti, diventerebbe molto complessa la cosa. Però quello che potete fare, certamente, e gli studenti tante volte lo hanno fatto, è di registrare delle specie di tutorial, delle spiegazioni brevi, 2-3 minuti, su determinati argomenti, qualche volta, se necessario, corredate da un PDF, PDF o EPUB sono compatibili con la trasmissione tramite podcast, e questo è un gran bell'esercizio. Anzi, mi viene in mente anche questo, che se avete dei podcast da segnalare, segnalateli, poi li raccolgo tutti, vi scrivo e ve li comunico insieme alle slide che poi vi manderò. Chiudiamo questo sondaggio, condividiamo i risultati, vediamo. Allora, in classe, sì, nella scuola, quindi come istituto certo, e anche nella formazione docenti, molto bene, per me stesso, bene. Allora, tanti auguri a chi è quel 23%, a quel 23% di podcaster, dai. Poi mi scrivete e io mi abbonerò certamente. Un altro sondaggio, intanto che leggo ancora le vostre domande, cerco di rispondere. Allora, nella versione free di Spreaker, beh, dovete guardare perché a memoria non ricordo, comunque avete un tot di ore di trasmissione. Se voi tenete conto, questo veramente non si fanno trasmissioni di mezz'ora, si fanno trasmissioni di 3-4 minuti. È uno strumento molto utile, per esempio, quando si conclude un argomento. Sei in classe, concludiamo l'argomento, abbiamo parlato di qualcosa, abbiamo fatto dei lavori, non lo so, abbiamo svolto comunque un'attività, abbiamo affrontato dei contenuti. Allora, abbiamo 10 minuti a disposizione, guardate, veramente 10 minuti sono sufficienti, pronti, 5 minuti per organizzare la relazione di 3-4 ragazzi che parla di ciò che abbiamo fatto e esprime i contenuti e 5 minuti poi per registrare, la trasmissione sarà di 2-3 minuti. Una cosa rapida così, è molto interessante, perché poi i ragazzi si riascoltano e riprendono anche in mano magari dei concetti fondamentali, dei punti, eccetera. Ma poi essere in grado di riproporre le conoscenze in questo modo è formidabile. La più importante è stata, eccola qua, iOS, iPad, iPhone, mobile, Android, comunque il mobile la fa da padrone certamente, poi la postazione a PC, come normalmente avviene, invece
è sempre è chiaro, perché questo deve essere uno strumento di utile, flessibile, e quindi la postazione proprio da computer con il mixer, tutti i microfoni, eccetera, è veramente una cosa molto redazionale che si fa se riguarda poi tutto l'indirizzo. Quindi, cari ragazzi, un grande saluto a tutti. E sapete dove trovare l'elenco dei webinar. Ai primi di marzo poi partirà la solita newsletter, programmerò poi gli altri webinar, come avete capito, sempre nella seconda metà del mese, perché così c'è il tempo poi di bloccare le notizie e per me anche di pensare a quali argomenti trattare. Benissimo, grazie a tutti, mandatemi se avete dei podcast appunto da segnalarmi, specialmente di colleghi, così io poi nei prossimi giorni raccolgo tutto, faccio una lista e ve lo mando assieme alle slide di questa sera. Arrivederci e buona serata. Ciao!